Ciao a tutti e ben ritornati in un nuovissimo video. Speriamo che non sia l'ultimo di quest'anno, dato il tempo in cui ci mette a postare un video. Un video sfizioso sfizioso, dura pochi minuti. Praticamente, come avere i borsoni che sono stati aggiunti nel nuovo aggiornamento. Dice che potete fare tutti, facili facili, sfizioso sfizioso. Bisogna comprare solo un paio di cose. Lo potete fare tutti. Bisogna comprarsi questa maglietta. Se non riuscite a leggere il nome, mettete il video in pausa e la mettete. Una volta la maglietta, un paio di guanti da motocross. A questo punto bisogna indossare il giubbotto antiproiettile, quello standard. Fatto ciò, dobbiamo recarci in un qualsiasi ammunition. E quando andiamo sull'opzione dei zaini, come switchiamo i primi zaini, vedete che ci sono i borsoni. Io ho preso questo qui bianco e nero perché si addice al completo che ho. E per salvarlo bisogna fare, per chi voi ce la sapranno, l'ultimo passaggio al negozio di maschere. Cosa importante, prima che andate dal negozio di maschere, toglietevi il giubbotto antiproiettile. Comunque, come avete visto dal video, appena vi spostate, mettete su mostra paracadute e vi comparirà, scusate, il criceto gira con la ruota. Se vedete il criceto, l'ho chiamato Giacomino. Indossate il borsone che volete salvarvi. Quando siete arrivati al negozio di maschere, toglietevi il giubbotto, altrimenti non vi darà la freccia per entrare nel negozio delle maschere. Prendete un oppressor o un elicottero, vi buttate giù, aprite il paracadute e andate dolcemente, piano piano, a sbattere proprio, lanciare in pieno il negozio delle maschere. Appena lo schiantate, io sono andato su, cercate di andare sotto, premete subito freccetta destra, scusate, e vi porterà nel menu dei completi, dove potete salvare i completi. Premete quadrato, andate su uno slot libero, se l'avete, se no altrimenti dovete solo scrivere qualche vestito che avete, salvate. Appena vi spostate, chiudete il menu, uscite fuori, vi toglierà il paracadute. Voi basta che andate di nuovo sul completo dove l'avete salvato, cliccate X e vi comparirà di nuovo il borsone. In questo video, veloce veloce, vi ho messo anche come trasferire il borsone da un completo a un altro, perché magari lo volete avere sull'altro completo. Quindi il vostro Domenicuccio qui subito subito sciuzzi sciuzzi i glitch qua alla mano. Indossate il completo su cui volete mettere, prima scegliete, scusate, il completo che volete avere il borsone. Vi rimettete il completo che avete salvato il borsone, vi buttate giù tra un elicottero, se avete l'oppresso, una K2, una qualsiasi veicolo che vola. Quando andate giù, prima di atterrare, andate sul menu e switchate sul vestito che avete scelto. Così trasferiamo il borsone da un outfit a un altro. Questo glitch da quando c'è GTA che funziona, trasferire il borsone. Fatto ciò, dovremo solamente ripetere di nuovo la schiantata frontale contro il negozio delle maschere, premere freccetta destra, quadrato, o andremo a suo vestito che c'è al completo che abbiamo, in cui poi passare al borsone, oppure vi salvate un nuovo slot. Ragazzi, questo video si conclude così, subito subito, senza comunicazione, senza niente, siamo sotto Natale. Spero che vi sia piaciuto, un abbraccione a tutti ragazzi, spero di sentirci prima di Natale, con qualche like, qualcosa. Mo vediamo, se riesco prima di Natale, così avvierò una live a caso e butto fuori un account. Vediamo se qualcuno ne ha bisogno. Quando vedete la live entrate, sarà così a casaccio, però penso prima di Natale. Io e Criceto che sta rompendo le pelotas, vi salutiamo e ci sentiamo nel prossimo video. E fate bravi, eh! Ciao Franco, ti voglio bene!